Ed eccoci qua, signori, non poteva mancare la pista arcobaleno. Beh, che non mi posso tanto lamentare di questa pista, perché qualche volta mi ha portato delle gioie inaspettate. Qualche volta pensavo di non vincere mai e poi magari alla fine ho portato a casa la vittoria. Ok. Ok, datemi il power up. Datemi il power up. Questo. Wow, piazza pulita. Piazza pulita, aia. Non spingetemi fuori. Mi hanno preso con non so cosa, però. Mi hanno preso con non so cosa. Ok. Vai, vai. Vai, vai. C'è ancora un'ondina, sì. Stellina. Vai di stellina, magari recupero qualcuno. Ho Mattia lì davanti. Preso. Scusami, Mattia, beh, che tanto non ha perso nulla. Non ha perso nulla perché è di nuovo davanti a me. Vai. Vai. No, piantina. Ok. Vai, piantina, dammi una mano. Dammi una mano. Aia. No, mamma mia. Mi volevate spingere giù, eh. Mi volevate spingere giù dal tracciato, eh. Sono dietro, sono dietro. Ma se non mi capitano i power up giusti, ragazzi, diventa durissima. Mi ci vorrebbe un bel pallottolo Bill. Se mi arrivasse il pallottolo Bill, sarebbero... Almeno 4 posizioni recuperate subito. No, 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 no. Mamma mia, che pelo. Ok. Devo frenare un attimo. Sta moto qua stringe troppo. Altra stellina, però non so quanto possa. Ecco, lo sapevo. Ho voluto strafare. E arrivederci. Però intanto ho recuperato, ero sesto. Potevo arrivare magari anche quarto. Vabbè, dai, sesta posizione. Mi accontento, va più che bene. Vince Giovanni, secondo Luca, terzo Guglielmo. Questa qui è la classifica generale parziale come sempre. Siamo lì, siamo lì. Ok ragazzi, ottava corsa, siamo nel circuito gelato. Perfetto, siamo sesti, sì. Dai, 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 vediamo se la nostra moto va bene sulla neve. Il tracciato offre delle buone possibilità perché ha tante curve strette. Normalmente non combino niente di che, eh. Normalmente su questa pista faccio abbastanza pena. Però magari vediamo se brinco la... volevo evitare la banana, l'ho vista all'ultimo, non ci credo. Vabbè, dai, ho preso un po' di monetine. Ok, Morton, scusami, ne approfitto dei tuoi funghetti e poi approfittiamo di questa bella stellina. Oh, taglio come se non ci fosse un domani. Forse ho tagliato troppo, ecco. Oh, siete riusciti a prendermi col boomerang? Ed era anche l'ultimo tiro, perché poi il boomerang è sparito. Aia! Ha preso un po' tutti. Giacomo ha preso un po' tutti. Io sono di nuovo senza monetine. Ecco, il problema di stasera sono le monetine. Arrivo tante volte a fine gara senza... diciamo potenza extra. Attenzione a Procanon che ha la stellina. Ok, lo so che vuoi prendermi, lo so. Spero che l'effetto della stellina termini prima che mi arrivi vicino. Aia, ho sbagliato la curva. Questo qua. Taglia, taglia Mario, taglia. Oh, no, lungo sulla neve. Purtroppo non ho le gomme chiodate. Ok. Taglia di qua. Aia. Sono riuscito a evitare però per fortuna il fulmine. Ultimo giro, ultimo giro. Vedo Giovanni piccolissimo. Morton prova a darmi una sportellata da dietro. Ok, ho di nuovo questo. Spero l'effetto della stellina della persona che mi sta dietro. Non ho visto chi è. Termini in fretta. No, la banana! L'ho vista all'ultimo, infatti volevo prendere il primo dei power up disponibili. Ok, Mattia, scusami. Scusami, Mattia, però sei proprio davanti a me. Ok, questo qua mi sa che è l'ultimo power up. Speriamo mi dia qualcosa di buono. Intanto mi prendo queste monetine che non si sa mai. Non mi ha dato niente di eccezionale, però il funghetto diciamo che lo prendo molto volentieri. Ok, vediamo. Sesta posizione. Niente, stasera ragazzi ho fatto l'abbonamento per la metà classifica.
Continua a arrivare sempre quarto, quinto o sesto, talvolta nono, ma vabbè. Vince Gigi 6, secondo Luca e terzo Guglielmo, oramai stanno monopolizzando loro tre il podio. Classifica generale parziale, sono vicinissimo al quinto posto, però anche Giacomo attaccato al posteriore della moto. Ed eccoci nelle rovine di Tuomp. Nona corsa di oggi, ne manca oramai pochissime alla fine del torneo, del campionato. Ecco, seconda rottura del motore e vai. Dai che magari però riesco a prendere un power up. Ok, sono ultimo e devo già recuperare. Però magari evito cose particolari tipo funghi rossi, gusci rossi. Ok, magari prendiamo anche qualche monetina. Ah, mi avete spinto, se no prendevo magari il power up. Ok, io taglio due monetine, le prendo molto volentieri. Ok, sono lì, siamo lì, siamo tutti lì. Ah, tagliato troppo, ai, uella, mi è andata anche bene, ho preso l'unico power up che non mi ha danneggiato. Morton, senti, torna un attimo indietro, grazie. Ok, si vola signori, si vola ancora. Dopo la brutta partenza incredibile sono terzo e ho pure la stellina a disposizione, così mi proteggo da eventuali colpi a tradimento alle spalle. Ok, la parabolica l'ho fatta abbastanza bene senza power up, però vabbè, non importa. Stavolta provo a passare sul muro, perché magari si va più veloci. Il primo è qua, attenzione, per la prima volta stasera sono davanti, incredibile. Per la prima volta stasera sono davanti. No, ho mancato il saltino. Scendiamo un attimo, vai Mario Tanuki. Ah, niente. Oh, aia. C'era Pro Cannon con le banane, mi ha preso con quelle. Aia, pallottolo Bill. Il vantaggio è andato a farsi benedire. Ok, lo prende, no, l'ho mancato pure, no, l'ho preso, dai che siamo già all'ultimo giro, fa un po' pietà come power up, però vabbè, non importa, lo lancio indietro, vabbè, 15 gusci rossi, che mi hanno fatto anche andare largo, ne ho ancora, vabbè, ne avevo ancora, quanti ne avevate, vabbè, quanti ne avete, quanti gusci rossi avete, ragazzi? Mi avete lanciato 15 gusci rossi. Nessuno davanti che si prende? Niente? Peccato. Va bene. Sesta posizione. Niente, anche stavolta ero sempre lì a podio. Poi vi siete tenuti da parte power up. Mi avete mirato. E arrivederci. Va bene, sono riuscito a evitare quei due gusci rossi. Poi ne avevate mezza dozzina da lanciarmi. Vince Pro Cannon, secondo Luca e terzo Guglielmo. Poi tutti gli altri. E buonanotte. Perfetto signori, si ritorna sulla pista arcobaleno, decima corsa di oggi, oramai ne mancano praticamente tre alla fine, inclusa questa. Vediamo se riesco a migliorare il risultato di prima, anche se è meglio forse star zitti, perché prima me la son tirata dietro. Ho Daisy lì davanti, ok, buono. Attenzione a Daisy con le banane. Ok, attenzione, qualcuno ha lanciato il boomerang, eccolo. Giovanni con la piantina. Sono finito dietro perché eravate tutti in gruppo. Attenzione che ho visto volare giù qualcuno. E continuo a vedere volare gente. Continuo a vedere volare giù gente. Grazie. Quella palla, caspita, se riuscivo a evitarla potevo prendere un bel vantaggio. Ok, eccole. Eccolo. Grazie Giaco per il guscio rosso. Ok, sono dietro. Sono dietro. Adesso si parte per recuperare. Ok, l'inchiostro non mi fa più di tanto. Vai, prendi un saltino, prendilo. Invece di prendermi i saltini, non prendermi le banane. Mi ha preso l'unica cosa che non doveva prendere. Ok. Niente, stasera sono proprio danneggiato dal fatto che non riesco a raccattare monete. Ok, vorrei vedere anche un pallottolo Bill, grazie. Sì, le stelline ne ho già viste abbastanza stasera. Ok, Waluigi ha attivato il pallottolo Bill.
che però non mi ha danneggiato perché... No, dai! Via anche Morton. Almeno nei primi 10, per favore. Almeno nei primi 10, ok. Arrivo nono. Sono riuscito a recuperare qualcosina alla fine. Giovanni vince, terzo Gigi 6, secondo Larry. Io purtroppo arrivo dietro. Niente, devo star zitto perché sennò me la tiro addosso. Perfetto ragazzi, penultima corsa di oggi. Vediamo come andrà a finire. Siamo nella mappa del... nel circuito del vulcano. Ok, partenza lenta. Ok, ci sarà da recuperare. Ok, attenzione al casino. Bella, bella lì, bella lì. Sono terzo, secondo. Me la sto giocando con Giovanni e gli lancio un guscio rosso. Oh, l'ho preso, incredibile. Però lui ha la piantina, quindi dobbiamo stare attenti che potrebbe vendicarsi. Ok, buono. Ah, saltato troppo presto. Saltato troppo presto. Siamo ancora lì, siamo ancora lì. Non si molla, signori, non si molla. Non si molla niente qua. Via Larry. Attenzione che mi sono passati un guscio rosso, un pallottolo. Incredibile, sono davanti, non so neanch'io come. Eccola la banana. La classica banana, non poteva mancare. Perfetto, ho messo il guscio rosso a protezione. E vedete che con un po' di monetine viaggia sta moto. Con un po' di monetine viaggia. Ok, attenzione che sono andato a sbattere perché ho toccato i funghetti di Gigi che è volato fuori. L'ho visto laggare un attimo e poi è volato fuori. Ok, vai di stellina, vai di stellina. Non so però dove caspita posso tagliare. Ok, secondo. Il primo è qua davanti, eccolo lì, c'è Giovanni davanti. È diventato piccolissimo. E anche il tracciato si sta stringendo, però... Attenzione. Dai che siamo nelle battute finali. Siamo nelle battute finali. No! Ho buttato via la banana e non ho preso il power up. Accidenti. Vabbè, te pareva. Te pareva. Mi mancava solo quello. Eccolo, grazie. Niente, mi mancava solo quello. Dai, Luca, butta via quei gusci rossi davanti, per favore. Grazie. Ok, li ha finiti. Power up preso. Ok, ho di tutto. Lancio di tutto. Ho lanciato di tutto, signori. Ho lanciato di tutto! Incredibile! Li ho buttati via tutti a casaccio. Ve lo giuro, li ho buttati tutti via a casaccio i power up. Incredibile, riesco a strappare una fantastica vittoria. Secondo Giovanni e terzo Larry. Mamma mia, non me lo sarei mai aspettato. Però questa qua me la son giocata bene, questa qua me la son giocata bene. Perfetto signori, l'ultima corsa di oggi me la gioco nella spiaggia di Smack, il mio circuito preferito e anche quello in cui ho totalizzato il maggior numero di vittorie. Ok, una partenza lentina, diciamo così. Attenzione ai bot. Ok. Perfetto, ho già un power up a disposizione, uso la piantina. Attenzione, gusci rossi. Aia. Dai che me ne mangio. Aia. Non fatemi perdere tempo ragazzi. Non fatemi perdere tempo. Ok, devo già recuperare un po' di monete. Ho evitato il guscio verde. Incredibile. Incredibile. Ok. Attenzione a una piantagione di banane Chiquita. Ok. Buono qua. Buono qua. Buono qua. Ho GG6 lì davanti. Ok, questa pista qua ragazzi la conosco molto molto bene. Molto molto bene, intanto c'è Bowser là davanti da solo, Il Bowser guidato dal PC, rendiamoci conto. Il Bowser guidato dal PC, buono. Pallottoli Bill all'orizzonte, io passo di qua e dovrei riuscire a evitarlo, forse, perché non so se segue il tracciato oppure no. Guardate come se la viaggia, anche Gigi come mi è passato davanti. La piantina mi ha salvato da quel granchio.
Ok. Perché non lancia quello che ha in mano? Ok, adesso lo lancia, perché ha fatto in modo che gli arrivassi in scia per poi colpirmi. Ok, forse i bot non hanno capito che non sono loro che comandano qua. Ok, Bowser, via dalle scatole, grazie. Uno la lancia ancora indietro. Tanto non potevo mettermelo alle spalle. Sento una stellina qua alle spalle. Ok, finalmente 10 monettine. Ok, ho mancato i saltini. Ok, però sono davanti a Morton. Attenzione a quel guscio verde che non mi piace per niente. Buono, buono, dai. Dai, rettilineo finale! Sì! Concludiamo, ragazzi, questo campionato, questo torneo con un'altra vittoria. Ve l'ho detto, qui sono fortissimo. GG6 arriva secondo e Mattia arriva terzo. Bella gara, signori, bella gara. Per pochissimo sfioro i 100 punti. Bella gara, però. Ok, ragazzi, abbiamo completato il numero di corse e gare previste. Vince questo torneo la vendetta dei Sith, la squadra Jedi con 496 punti, 272 invece i Sith. 5 persone hanno scelto i Jedi e 3 i Sith. Questa qui è la classifica finale. Lo so, ragazzi, l'orario non era dei migliori. Cercherò di riportarvelo al sabato, il torneo su Mario Kart, il torneo settimanale, perché so che molti di voi possono partecipare in quel modo. Questo torneo lo vince Giovanni, se guardiamo la classifica in singolo. Secondo Gigi, Giovanni con 121 punti. Secondo Gigi con 116. Guglielmo termina terzo con 115 punti. Quarto Luca con 103. Io arrivo quinto con 97 punti. Sesto Procanon con 92. Settimo Giaco con 76. E ottavo Mattia con 48 punti. Di solito siamo in tanti a partecipare. Comunque non importa, spero che chi ha partecipato questa sera si sia divertito, perché quella è la cosa più importante. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Mario Kart 8. Alla prossima, ragazzi!